Ciao a tutti da Bovis TV e da me naturalmente. Serata freddissima, di vero gelo rigido, se non fosse per le emozioni del nostro cineforum Bovis e soprattutto di un'importante serata manifestazione che si è tenuta in piazza giovedì 14 febbraio. Ma partiamo dal cineforum Bovis e dalla serata di domenica scorsa con la rassegna Buena Vision Polonia. La proposta di domenica 10 febbraio è stato il film Rosinska, Piccola Rosa, film del 2010, della Polonia ovviamente, narra un'appassionante storia di intrecci amorosi e intrighi polizieschi in un quadro storico-politico della Polonia sessantottina in cui c'è una forte rivoluzione studentesca ma dall'altra parte anche una campagna antisemita. Nonostante le temperature bassissime a cui non ci abitueremo mai noi salentini, siamo andati con le nostre telecamere a vedere e scoprire che anche in questa serata della rassegna Buena Vision Polonia la saletta del Palazzo Galeota era davvero gremita di gente. Ciao Daniela, siamo qui domenica pomeriggio a Palazzo Galeota con un freddo incredibile e piove pure. Ci sono ben 2 gradi e la sala del Cineforum è strapiena. Incredibile, non ci pensavamo oggi. Comunque, stasera c'è il film Rosinska e ho trovato il coordinatore della rassegna e sentiamo cosa ci ha detto. Allora, salve a tutti, stasera siamo qui per il terzo appuntamento con la rassegna dedicata alla Polonia. Il titolo del film di stasera è Rosiska. Siamo in Polonia nel 1968, continua la protesta studentesca e la campagna antisemita. Al capitano di polizia Rosek viene affidato l'incarico di indagare su uno scrittore dissidente dell'epoca. Per far ciò si serve della sua bellissima fidanzata che assume le vesti di un agente speciale con il nome in codice Rosiska, che tradotto in italiano significa piccola rosa. Rosiska finge di voler diventare una scrittrice, si affianca pertanto a questo famoso scrittore, ne conquista la fiducia e grazie all'opera di Rosiska il capitano Rosek ottiene importanti informazioni e anche il plauso dei suoi superiori. Inaspettatamente però Rosiska comincia ad essere affascinata dalla cultura e dalla personalità di questo scrittore e si rende invece conto della miseria dei momenti sino ad allora vissuti con il capitano Rosek, che pertanto decide di dare una svolta alla propria vita. Serata particolare quella dello scorso San Valentino 14 febbraio, che non ci ha visti festeggiare la festa appunto degli innamorati, ma piuttosto essere presenti in piazza a ballare e a essere in movimento contro gli uomini che odiano le donne, per citare un famoso bestseller letterario nonché doppio film. L'associazione ETRA Accademia Sociale ha organizzato in piazza Garibaldi giovedì 14 febbraio dalle ore 16 un evento che è denominato One Billion Rising di portata mondiale, con il momento del flash mob in contemporanea internazionale alle ore 18. Tale evento di sensibilizzazione sociale è stato patrocinato dall'ufficio della consigliera di parità della provincia di Taranto, Barbara Gambillara, unitamente alla collaborazione di altre organizzazioni del privato sociale, con in primis l'associazione ETRA Accademia Sociale organizzatrice. Poi il progetto Bovis, Endas Taranto, Endas Puglia, Cooperativa Faranto, SNOQ Taranto, CGL Taranto, l'Associazione Taranto Tarantans, Hermes Academy, La Mediana, la Scuola di Formazione Macroscopio di Martina Franca e hanno poi partecipato con la loro arte il coro gospel Elohim di Grottaglie. La manifestazione, sotto il nome appunto One Billion Rising, è stata voluta fortemente da Yves Ensler e dal suo movimento mondiale del V-Day. Bene, siamo qui in piazza Garibaldi, non si vede ma dietro di noi c'è proprio Garibaldi. E lui. Stiamo vedendo i preparativi alle spalle vostre, alle spalle del video. Della telecamera, insomma. Della telecamera, ci sono i preparativi di questa manifestazione internazionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Come si chiama, Davide, questa manifestazione? One Billion Rising. One Billion.
Io ballerei già da subito perché... No, mi viene in mente la canzone One Day Baby Will Be Done. Diritti si ha e non... Canta alla Marish maniera. Vabbè. Come si chiama questa manifestazione? Quindi, One Billion Rising, l'ho già detto. Scusa, scusatela, l'Alzheimer. Scusa. Ancora di pomeriggio, però appunto stanno finendo di allestire una mostra di quadri. Quadri, anche foto che ha portato l'associazione Hermes Academy. Certo. Stanno anche preparando i microfoni dove parleranno i vari relatori, chiunque in realtà può dire la propria sull'argomento, e poi dalle 6 ci sarà il famoso il flash mob. Ancora niente cenetta di San Valentino intima, ma una serata in famiglia con il film della rassegna I Web and You, Almania, la mia famiglia va in Germania. Almania, la mia famiglia va in Germania, è il penultimo dei film che completano l'ultima tematica della rassegna I Web and You, appunto sulla tematica della famiglia. Un film che ha avuto un grosso successo in Germania, un film che ci illustra quanto sia stato difficile negli anni 60, comunque nell'epoca passate, per delle famiglie appunto straniere stanziarsi in un paese che li ospita, ma contemporaneamente ci illustrerà anche quanto in realtà questa distanza che noi crediamo esserci fra una cultura ed un'altra a livello familiare, in realtà non ci sia poi così tanta differenza. Si è concluso lo scorso sabato anche il laboratorio di tecniche di ripresa e l'esperienza con il docente Massimo Cervera. E siamo ansiosi di raccontarvi anche i prossimi laboratori che si attiveranno dalla settimana prossima, dal 18 in poi. Il 18 sera in particolare comincerà il laboratorio di montaggio tenuto dal docente Francesco Chiatante, e poi il giovedì 21 febbraio comincerà anche il laboratorio dedicato ai ragazzi di produzione cinematografica, tenuto dalla cooperativa JET e dai loro docenti dell'Accademia del Cinema Ragazzi Enziteto di Bari. La nostra puntata si conclude qui, mentre una settimana Buvish si è appena conclusa, una nuova sta per cominciare, e a tal proposito vi ricordo che il prossimo appuntamento del Cineforum Buvish è per domenica 17 febbraio con il film Nikifor, sempre della rassegna Buena Vision Polonia. Io vi saluto, vi ricordo anche che potete sempre trovare tutti i nostri appuntamenti e anche le attività, le novità Buvish sul sito www.buvish.it. Ciao!